questo nuovo video vi volevo far vedere gli acquisti che ho fatto 5 secondi fa al mercato di Napoli. E tutto sta in questa busta. E iniziamo. Allora, io già li ho aperti, questi qui sono Mütter. Appunto, c'è scritto anche qui. Allora, ci sono 6 colori. Iniziamo dal rosa. Piace, carino, ed è più, il tubetto è più lungo di quello che io ho, cioè di quello che io ho, perché sono piccolini quelli, piccolini così. Invece ho comprato questi qua lunghi perché era conveniente, così lunghi. Poi c'è questo colore che è tra un arancione salmone, non so, so come definirlo. E non ne vado tanto pazza, non mi piace tantissimo, però posso usarlo per ovviamente le creazioni in colla a caldo. Poi c'è questo che mi piace molto ed è un azzurrino che dalla telecamera sembra blu cobalto. Non rende tanto. Poi c'è questo qui che è viola, molto bellino, mi piace. Siamo tutti questi colori mi piacciono, ma alcuni non tantissimo e alcuni sì. Poi c'è il giallo, che è molto bello anche questo. E l'ultimo, vi ho detto che erano 6 colori, questo è verde. Mettiamo tutto qua dentro. Veramente io dovrei rimettere. Uno giusto perché io non l'avevo mai provato e ne ho preso uno giusto per provare. Ora lo apro, è bello grande, ma rumore. Da me costa 50 centesimi in uno, non so poi a voi, anche grande, mini, piccolo, tutte le dimensioni 50 centesimi in uno. Ed è, mi piace un sacco perché volevo prendere uno piccolo, ma sinceramente ho voluto prendere questo qui grande perché mi piace, casomai metterò tutte le miniature o qualche altra cosa, tipo un panino, non lo so. Poi, aspettate un attimo, ok, questi che li, cioè, che li cercavo da un sacco, perché in ogni video vedevo questi charms e questi charm, scusate, e li volevo e li ho trovati finalmente. Non so se si vede. Comunque sono i charm del Made with Love. Sono tantissimi e sono soddisfatta perché faceva 5 centesimi al grammo perché va appeso e ho pagato 50 centesimi perché ho detto con 50 centesimi quanto ne prendo e ne ho presi tanti. Ora ve li faccio vedere da vicino, anche se non si vede. Comunque è un cuoricino con Made with Love e un cuoricino qui piccolino. Poi l'ultimo acquisto che mi serviva tipo da millenni perché da un sacco di tempo è questo. Sì, finalmente gli stampini per la colla a caldo, perché io ce l'ho anche, questo è in silicone. Ce l'ho anche in silicone, ma sono piatti, cioè non sono fondi come questi. Ora li apro. Era l'unico così, perché poi c'erano tutti a fiori, strani. E io volevo questi per mettere anche le
sticker. Anche se volevo comprare anche gli sticker, ma non li ho trovati. Ce ne avevo dopo quando l'ho aperto. Ho dovuto rompere la busta perché non si levava. E sono così. Io li preferivo ancora più grandi, però diciamo che sono le prime volte, quindi vanno bene. Poi, casomai, ne compro altri a cuore, stella, eccetera. Ok, sono liberi ora. E sono tanti, quindi posso farne tipo 5 alla volta o di più. C'è anche il colore che ho scelto negli stampi. Che ora metto tutti i miei acquisti qui sopra. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettete un pollice in su. E io vorrei ritrovare la creatività perché non trovo più creatività a fare tipo tutorial, però forse mi sta venendo qualche idea e spero che questa idea venga al più presto. Quindi se vi è piaciuto, già ve l'ho detto, mettete un pollice in su e ci vediamo al prossimo video. Ciao!